Questa mattina si fa il punto a distanza di un anno di quello che è stato un progetto innovativo importante che abbiamo realizzato a Salerno grazie anche ai tanti amici delle associazioni che hanno lavorato in rete per realizzare questo centro per la famiglia. I risultati sono soddisfacenti, noi cercheremo a distanza di un anno di continuare ad accompagnare questo progetto sicuramente, anzi compatibilmente con quelle che sono le risorse disponibili per mettere a disposizione ulteriori servizi nella città di Salerno. È un modello, oramai non è più un progetto sperimentale, c'è stata grande attenzione e credo che questo progetto, almeno da quello che mi dicono insomma, i referenti del SISAF, si sta esportando, se questo termine si può usare, anche in altre realtà, non solo della provincia di Salerno, ma anche nella regione e fuori regione. Genitori in Libertà è stato un progetto innovativo, importante, che ha avuto sicuramente grande risonanza anche e attenzione a livello nazionale, ma mi piace anche sottolineare questo lavoro di sportelli che hanno fatto all'interno della struttura, soprattutto sullo stalking, sulle donne in difficoltà. Noi dobbiamo continuare e mettere in rete ancora con più forza queste iniziative e abbiamo dato e daremo nei prossimi giorni grande attenzione anche mettendo a disposizione Spazio Donna, una struttura, un edificio confiscato ai beni della Camorra per realizzare un progetto di protezione, di accompagnamento di una casa famiglia per le donne in difficoltà.